Allora, eccoci per un nuovo turno e io, il colmo dell'ottimismo, sono ancora qui con la mia bella scacchiera. Le ultime due volte non ha funzionato, è andata in crash non appena ho ricevuto la sfida e compariva il messaggio controllo della scacchiera. Da allora che cosa è cambiato? Ho cambiato il modem e ho comprato un modem nuovo della Team, fra l'altro. Da allora alcuni giorni si collega subito, non cade mai la connessione, cioè la connessione è migliorata enormemente, quindi quello è positivo. Ma era per quello che andava in crash? Mi sembra un po' strano, francamente. Poi ho fatto l'aggiornamento del firmware. Il firmware non è il programma dell'applicazione, ma bensì il software di base, una specie di sistema operativo della scacchiera in sé. Non succede spesso che ci sia il firmware, cioè l'aggiornamento del firmware, per cui si suppone che avranno trovato qualche errore, però dico la verità, io non ho tutte queste speranze che andrà bene questa volta, perché mi sembra strano che fosse la connessione e anche che fosse il firmware, perché alla fine, nei primi tre turni, non ho avuto nessun problema ed era il vecchio. Quindi non so proprio cosa sia accaduto, se adesso ancora una volta mi va in crash. Da notare che nel frattempo ho anche provato a giocare con questa scacchiera, però non online, perché dovevo trovare qualcuno che mi sfidava. Ho giocato semplicemente contro l'applicazione perché volevo vedere se ogni volta che si sta per iniziare la partita va in crash. In realtà no, ho giocato una normale partita senza problemi. Il mio avversario gioca con un giocatore che ha un nome tipo Clarinetto, non so dirvi adesso esattamente. Teoricamente è il giocatore più debole con cui ho giocato finora, perché oltre ad avere 1800, più o meno quando siamo stati abbinati, pensate, questo giocatore ha vinto una sola partita, nonostante che abbia 3 punti come me. Solo che una partita l'ha vinta a forfè, l'avversario non si è presentato e ha preso 1 punto. E 2 turni non è stato abbinato e ha preso dei bye da 0,5 punto, per cui con una sola partita ha 3 punti. Di per sé l'ho visto giocare, insomma non è malissimo, e non voglio dire, anche perché poi se lo dico porta una iella pazzesca e perdo subito. Ma diciamo che sembrerebbe il giocatore più modesto tra quelli che ho incontrato, e quindi il rischio della fregatura che farò dire molto c'è tutto. Adesso però la mia preoccupazione maggiore è vedere se per una volta la scacchiera funziona. Io adesso aspetto, siamo ai 20:56, ai 21 dovrebbe sfidarmi, potrei anche sfidarlo io per una volta, che magari quello risolve qualcosa, ma non sono sicuro di riuscire a sfidare qualcuno. L'ultima volta che avevo provato con il mio amico Rampichino, Alfredo, lui vedeva una specie di sfida che durava 1 secondo, ma poi scompariva. Come sempre sono un po' nervoso, non è tanto per il risultato della partita in sé, ma è che mi seccherebbe che questo problema strano continuasse, di non riuscire a giocare queste partite, insomma, con la mia bella scacchiera. Da notare che il mio proponimento, che avevo fatto più volte, di dire prima del prossimo turno provo a giocare online con qualcuno, non l'ho mai fatto perché sono stato impegnatissimo, e poi diciamo che non serve molto, perché dovrei trovare uno che mi sfida per vedere se funziona. Se io sfido un altro non è la stessa cosa. Semmai potrei andare, perché vedete qui sulla scheda smartphone ci sono questi giocatori, no? Lion, Ravioli, Lucas, tipo Lucas Chess, che io potrei sfidarli, ma queste non sono sfide mandate a me, sono giocatori disponibili a giocare. Potrei mettermi d'accordo col mio amico Rampichino di dire: mi puoi sfidare, facciamo una prova? Comunque vabbè, devo fare un proponimento che se va di nuovo in crash, non mi arrabbio, porca vacca, sono già arrabbiato a pensarci, e gioco con il portatile, che almeno questa volta la connessione dovrebbe funzionare, perché l'altra volta ero pazzamente rabbioso, non solo perché la scacchiera non funzionava più, ma la connessione continuava a cadere, ho perso per il tempo, oltre ad aver giocato un po' male, eccetera, eccetera. Adesso almeno potrei fare una partita normale, forse. Vediamo. Mancano 2 minuti. Allora, sono le 21, in teoria, se fosse molto puntuale, mi è arrivato il bip sull'altro smartphone. Questo qui smartphone lo uso solo per la scacchiera,
l'altro per le altre cose, per evitare che mi continuino a comparire su messaggi di WhatsApp, di notifiche di email, eccetera, no? Questa è una scelta che considero giusta. Se tu hai uno smartphone in più, puoi usarlo specializzato per la scacchiera e ovviamente non installi WhatsApp, email e tutte cose che ti rompono le palle. Ecco, va via la connessione. Ah. Il guaio è che se dopo fai il crash, ho già verificato che non c'è un altro tentativo da fare. Quando c'è una partita già iniziata con me, cioè sull'ICS risulta che io sto già giocando, quando poi mi collego va subito in crash, cioè proprio quella è una parte che lo fa impazzire. Vediamo un po', provare a sfidarlo io, è un interessante tentativo. Potrei farlo anche nei prossimi turni e anticipare un po' la sfida, così è lui che risponde a me, ma prima non funzionava il fatto che io... Fammi vedere qua come si chiama esattamente, perché non me lo ricordo più, dai. C'hanno sti nomi. Vediamo un po', scriviamo da qualche parte. Qua non me lo fa vedere. Ah, clarinetto, aspetta. Clarinetref. Questo in effetti non sembra rispondere in modo istantaneo, fra l'altro da notare che questo avversario ha già mancato due turni, cioè in pratica se gli hanno dato i punti non dovrebbe essere lui a essere mancato. A sto punto io provo a sfidarlo, non so come fare, ma merda, qua è tutto difficile, dai, non farmi arrabbiare. Ci sono cavi dappertutto. Clarinetref. Cerca. Provo a sfidarlo. No, però non mi lascia scegliere il tempo che voglio. Prima c'era la possibilità di scegliere custom. Ah, ecco, custom. Custom. 30 game clock, rated game, io sono il bianco, 30 custom, speriamo che sia custom, vediamo che succede. Cioè qua non vedo neanche che ho mandato la sfida. Qua è rimasta per un secondo la sfida e poi è scomparsa. Non so che dire. Sembra che abbia fatto lo stesso errore che aveva fatto con... Ecco, adesso proviamo a vedere. Resisti, ti prego, resisti. Mamma mia, ha resistito. Grazie a Dio, ha resistito. Speriamo che resista ancora. E adesso lui mi dice le cose, ma io non so come parlargli a questo. Mannaggia. Qua non vedo proprio una cosa tipo chat. Lui mi sta dicendo tutti gli auguri del mondo. Spero. Spero che muova anche lui, perché finché non muove anche lui io non so che tutto funzioni. Comunque non è andata in crash, è già qualcosa. Però lui non risponde. Merda. Oh, grazie a Dio. Va bene, adesso concentriamoci sulla partita. Se la linea non cade, come spero non dovrebbe succedere, devo giocare bene. Mannaggia, guardate che è un'insidia terribile giocare contro avversari che non ti fanno paura. Perché ho visto le sue due partite, no? Vi spiego. Lui in pratica in tre partite non ha proprio giocato, che è una cosa interessante questa. Non ha giocato perché, non lo so perché, beh, in una non è arrivato il suo avversario. Nell'altra, nelle altre due, non lo so, non è stato abbinato stranamente, come se fosse sempre il numero dispari, oppure ha avuto un'assenza giustificata. Comunque, le due partite che ho visto, commette vari errori, diciamo, insomma, non è che voglio criticarlo, un po' di errori li commette. Mm.
qui vedete, per parlare un po', io ho cercato di evitare la NIMS indiana giocando questo che porta l'Ovest indiana. Lui se ne frega e la gioca comunque, però dopo alfiere in D2, se lui scambia perde il suo alfiere buono, il mio diventerà cattivo dopo E3 e mi concede un tempo, per cui non lo so se gli conviene così. Ma magari sono troppo rilassato e per questo dico faccio stupidaggini. Ok, non è che sia un errore grave, però mi ha dato un certo vantaggio di tempi, perché in pratica io ho già sviluppato tutti questi pezzi, lui l'unico che aveva sviluppato l'ha scambiato, non è una cosa grossa ovviamente. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, adesso difatti devo chiedermi che fare. Sarebbe da giocare in modo aggressivo con E4. Fissargli i pedoni in modo che gli rimanga l'alfiere cattivo che è bloccato qua. Io c'ho l'alfiere buono. In situazioni così, se riesco a bloccare il centro, si può fare anche attacchi diretti sull'arrocco, ma non so se ne ho molta voglia. Perché ho notato, vedete, vi spiego un po' le mie esperienze di vita, no? Io, in passato, ho commesso tutti gli errori possibili e quindi ho imparato tante cose dagli errori. Errori psicologici. Un errore psicologico che facevo con i giocatori che ritenevo più deboli era quello della fretta. Ma non tanto fretta nel tempo, il tempo coi minuti e secondi, ma dei tempi di gioco. Cioè in pratica volevo batterlo in 5 mosse, una stupidaggine, non so come mi veniva in mente. Ero super mega aggressivo perché dicevo è debole, lo sfantaccio via subito. Ovviamente era un errore, perché magari era un po' più debole di me, ma se io giocavo come un matto, lui passava in vantaggio. Poi ho capito che con quello, il giocatore che dovrebbe essere più debole, non devi avere fretta. Se tu sei davvero più forte come speri, ogni mossa è una nuova posizione in cui bisogna vedere chi è il più bravo a scegliere la mossa. Più è lunga la partita, tu più hai probabilità statisticamente di trovarti in una posizione in cui tu sai avere una mossa migliore dell'avversario. E quindi è una questione di tempo, io non devo fare dagli scacco matto. Io continuo a giocare in modo normale, lui farà lo stesso, ma ogni tanto giocherà mosse un po' strane. E prima o poi ne trovo una che la sfrutto, ma non c'è fretta. Con calma, prima o poi vediamo se mi dà qualche possibilità. Intanto io cerco di giocare in modo normalmente efficace. Lui intanto ha l'alfiere cattivo e io quello buono, che è un piccolo vantaggio posizionale. Cerca di rendere buono l'alfiere. E qui c'è da notare una cosa, che anche questo potrebbe essere un mezzo errore, insomma. Non lo so se è un errore. Vedete, lui crea debolezza su queste case. Ora, se io gioco semplicemente donna 4, lui può fare donna in D7 e non ci guadagno un granché. Ma se io invece, però non sono sicuro che viene bene sta cosa, riuscissi ad aprire qua e fare alfiere in B5, donna 4 e cavalli in E5, gli crea una grande pressione su questa diagonale che si è indebolita. Il rischio però è che stia commettendo lo solito errore, cioè quello di avere troppa fretta. Non è detto che devo fare subito mosse stranissime, però mi viene una gran voglia di fare mosse strane. Per esempio, se io vengo in B3, lui gioca alfiere in B7, se io gioco in C5, lui non può catturare perché perde l'alfiere. In questo modo io apro la diagonale e posso fare alfiere in B5, poi cavallo A4, cavallo in E5. Però è un po' presto per fare subito le stupidaggini. D'altronde, è un po' presto. Vediamo. Vediamo che succede. Oh, che tensione nervosa. Beh dai, consoliamoci, almeno la scacchiera funziona. Adesso bisogna vedere se funziono io, perché l'ultimo turno è stato un po' un trauma, come quel trauma chiamato desiderio, e desiderio di giocare con la scacchiera, che era andato infranto però, per cui non si sa come va a finire qua. Cioè qui il mio progetto è un po' sciocco in realtà, perché lui una volta che arrocca tutto sto piano non funziona più molto bene. L'ideale è che lui faccia alfiere in B7
E poi io faccio C5, il guaio è che lui arrocca subito, io sono fregato. Però non sono completamente fregato. Posso catturare qua e questi rimangono bloccati, il suo alfiere è bloccato. Mentre invece se gli lascio il tempo di scambiare qua, lui aprirebbe la grande diagonale. Ma non devo avere fretta, non devo commettere il solito errore di volerlo battere in poche mosse, perché non ha motivo di essere. Oddio, lui arrocca subito, allora è più furbo del previsto. E difatti arroccando subito mi ha smontato tutto l'impianto, quasi tutto l'impianto. Adesso tutti i grandi motivi tattici non ci sono più. È finita, vabbè, finita no, la partita è appena iniziata, però diciamo che tutti quei giochetti che pensavo di fare mi sa che non li faccio più. Ora qua c'è una lotta per i tempi. Se io muovo l'alfiere, poi lui cattura il pedone, ma io voglio invece che lui cattura il pedone e io muovo l'alfiere per catturare qui. Allora devo fare una mossa che non mi fa perdere questo tempo intermedio e prepara qualcosa. Però sto giocando un po' troppo rapido, mi sa che sono pieno di supponenza e di presunzione. E a quel punto si viene puniti, si viene molto puniti. Devo stare calmo, devo stare attento. Sapete quando giocavo le prime partite al di fuori del torneo Lichess dell'Lone Wolf, in cui c'era quel difetto, perché questa applicazione ha molti difetti, diciamo la verità, che non sapevo il rating dell'avversario, no? Perché non lo fa vedere, è una cosa assurda. Qui col torneo lo posso vedere perché c'è l'abbinamento, si decide quando giocare, passano giorni e nel frattempo mi posso documentare. In quelle partite online che ne ho fatte 2 o 3, non lo sapevo. Il risultato è che ero sempre un po' preoccupato che il mio avversario fosse fortissimo, con il risultato che giocavo con grande attenzione, talmente grande attenzione che poi quelle partite le ho vinte in modo piuttosto energico e facile. Qui invece so in anticipo che l'avversario non è fortissimo, ma comunque un 1800 non è da sottovalutare, anche perché non è che io sia proprio un maestro internazionale, c'è la verità. E adesso mi vedo cosa fa. Qui adesso sto per aprire la colonna, o la apre lui e io faccio la fiera in C4. E se lui facesse la fiera a 6? Qua è l'unico problema con la fiera a 6, è che se non sposta l'alfiere, poi me lo scambia qui, insomma, vabbè, ma non credo, cioè potrebbe fare l'alfiere a 6, sarebbe capace di farlo. La donna qui non è che stia molto bene. A volte mi chiedo cosa farebbe Stockfish in questa posizione, e già lo so, a 4, a 5, a 6, cioè lui gioca sempre i pedoni laterali, vabbè, come un bambino, poi vince sempre, però non ci posso credere che queste mosse laterali siano il meglio in circolazione. Comunque devo dire che voglio imparare anche da Stockfish o dalle altre engine. Da quando ho visto tutte queste mosse di Stockfish basate sulle spinte laterali in fondo, ogni tanto me lo chiedo anch'io. Non so cosa fare, l'avversario è tutto difeso, che posso fare per cambiare la situazione? E penso cosa succederebbe spingendo un pedone in profondità. Gli cambio la struttura di pedoni, apro una colonna magari. Magari qualcosa cambia, adesso è lui che muove, spero, non vorrei far casino. Questo qui a pensare mentre invece, cioè senza muovere. La mia posizione com'è? Non è che mi faccia fare i salti di gioia, per ora non ci sono problemi. Il mio alfiere è buono, i cavalli sono in posizione ragionevole, ho qualche dubbio su questo, ma vabbè. In effetti una cosa che potevo fare è cavallo E5, poi cavallo D in F3 per creare la magica accoppiata. La donna su questa diagonale, se dovesse aprirsi con l'alfiere, potrebbe essere anche interessante. Soprattutto se lui va qui e rende debole questo pedone, perché ci sono giochetti tattici che si possono fare, ma non devo avere fretta, devo stare calmo. Guarda quanto ci pensa lui, è molto bravo a pensarci così. Ah, il clarinetto ref. Va bene, dai, sono contento che abbia funzionato, spero che d'ora in avanti funzionerà sempre. Che cosa dovrei concludere allora? Che era veramente la connessione? Se nel momento delicato dell'inizio partita la connessione non funziona, l'applicazione impazzisce? Devo avere un'applicazione a prova da bomba? Perché in effetti un altro dubbio che ho è, se dovesse cadere la connessione adesso, e speriamo di no perché adesso dovrebbe essere a posto, che succede? Mi va in crash l'applicazione? Posso restare qui ad aspettare? Non lo so. Riaccendo il modem e dopo un po' funziona tutto?
Questo è un po' un problema, vedete, questa chiacchiera mi piace, ma l'applicazione che è alla base è proprio scadente, piena di bug. Anche nelle singole funzioni ci sono cose che proprio non vanno bene. Io non capisco perché questa azienda basa tutte le sue scacchiere, perché non ha fatto solo la Squaro Pro, ha fatto altre che adesso non mi ricordo il nome, in cui addirittura i pezzi si muovono da soli, per esempio, no? Cioè ha dei modelli molto interessanti e tutti basati su questa applicazione, cioè tutti hanno la stessa applicazione. E dico, hai una sola applicazione per 1000 scacchiere e la tieni così scadente? Comunque è vero che continuano ad aggiornarla, che è un segno di buona volontà. Come dire che ci prova, ci sta pensando tantissimo, che è giusto, perché anch'io devo pensare un po'. Io non so prevedere come fanno i grandi maestri, tutto in anticipo, però vedo dei temi, qua si può aprire la diagonale, qua posso mettere i due cavalli collegati, io li chiamo gemelli quando uno difende l'altro. Posso aprire la colonna, anche se non ho più la fiera sulle case nere, per cui una grande pressione qui non credo di poterla fare. Ma comunque, diciamo che già rendergli difficile la spinta in C5 può essere una cosa buona. Qui ci sono temi tattici, però a questo punto il cavallo andrebbe meglio qui, per minacciare sia questo che quello. Ma lo posso fare solo quando me lo scaccia, io già posso fare una mossa gagliarda. E questo potrei farla, ma bisogna vedere, quando ho anche l'alfiere qua. Poi c'è il discorso che se lui fa cavallo in C6 minaccerebbe poi cavallo a 5, che minaccia donna e il pedone. A quel punto io devo decidere cosa fare con questo pedone. Eh sì. Comunque la cosa ironica è che Urca ci ha pensato molto e ha fatto una mossa originale. Una mossa per la quale bisogna pensare a lungo. Molto a lungo. Mi ha impedito C5 in modo evidente. È una mossa a cui non avevo proprio pensato, devo dire. Qua mi vengono in mente cose che probabilmente non ci dovrei neanche pensare perché mi fa male. Cioè, che se adesso io potessi mettere una minaccia su questa diagonale, lui si perde un pezzo, la torre, ma non riesco a vedere come posso fare in una sola mossa, cioè in una mossa di sicuro no, a piazzare un alfiere qui. C'è anche questo ostacolo, eccetera. Se io catturo in anticipo, ah, ma un attimo, se io catturo qui, lui perde sto pedone. Perché io catturo e questo è minacciato sia dal pedone che dalla torre. Non sarà mica un banale errore che ha fatto. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Ci mangia di 5. Qua la cosa più probabile è che lui catturi di cavallo. D mangia C5, cattura con la torre, qua c'è un cavallo, impedisce anche donna a 5, ho un pedone in più, non può giocare alfiere in B7, potrebbe giocare alfiere a 6, ma il mio alfiere a questo punto cattura subito, e poi arrocco. Mi ha già regalato un pedone o è una trappola astuta? Perché ci ha pensato tanto, è quello il discorso. Ci ha pensato davvero tanto. In verità c'è un'altra possibilità, che io catturo qua e lui cattura qui. E a questo punto io non posso catturare qui sperando guadagni di tempo, perché lui cattura minacciandomi la donna. Allora vediamo un po', ci mangia di 5, ci mangia di 4, poi non devo anche lasciare che si apri la colonna che non ho ancora R qua. Cavallo mangia di 4, cavallo mangia di 5. E a questo punto potrei fare alfiere in C4, che non crea una minaccia proprio enorme, però gli metto sotto pressione il cavallo. Santo cielo. Cioè, ho paura di commettere casini, no? Perché prima abbiamo cercato di spiegarvi che è meglio andareci calmi, cauti, quando si gioca contro avversari deboli, cioè invece di aver fretta di vincere, è proprio il contrario. Gioca tranquillo, sei più forte, con calma, senza quasi fare sforzi, ti ritroverai la partita vinta.
E questo vuol dire anche una cosa, non prendere rischi, perché se tu fai calcoli pericolosi, se vanno bene vinci in fretta, ma non c'è fretta. Se ti vanno male gli regali un pezzo magari, a sto punto, anche se è più debole, con quel pezzo in più ti frega. Se tu non ti prendi rischi, è tutto un discorso posizionale, magari poi si va in un finale. E alcuni giocatori nei finali fanno delle cose che sono indescrivibili veramente, cioè non conoscono i finali di base. E quindi in finali completamente pari tu vinci, perché non sa come giocare il finale avversario. Io mi ricordo che nei primi tempi in cui facevo tornei, questo è un po' originale, ma non mi dispiace, devo dire. Dunque, allora, qui la mia tentazione, però ci pensiamo un attimo, la mia tentazione è ovviamente di scambiare le donne e poi mi guadagno un pedone. Il fatto che ci sia stato uno scambio di donne, ci si avvicina al finale, il pedone in più è più bello, ho più in fretta un pedone. Però, dopo donna mangia D5, cavallo in D5, catturo, diciamo che c'è cavallo in B4 che mi dà un po' fastidio, ma neanche tanto, perché questa casa è protetta, questa è protetta, posso fare A3 e se ne deve andare. Oddio, non vorrei giocare troppo in fretta. Vediamo un po'. Comunque in linea generale a me non dispiace trovarmi in posizioni con meno pezzi, perché io amo i finali, cioè c'è stato un periodo in cui il libro di scacchi, io ho un'intera libreria piena di libri di scacchi, e il libro di scacchi che guardavo di più era quello dei finali di Grigoriev, oddio, mi ricordo più se era Grigoriev, un maestro internazionale russo, credo. Mi affascinavano, mi ipnotizzavano, perché c'erano pochi pezzi, sembrava facile, no? Del tipo un pedone qua, un pedone lì. E poi che cosa succedeva? Che tu devi trovare la vittoria con pochi pezzi. E di solito ci riuscivo. Cioè diciamo che ho cominciato a imparare come si giocano i finali in pratica. Vediamo se guadagno questo pedoncino. Poi è chiaro, i finali mi affascinano, ma se si vince prima del finale è meglio. Ma non bisogna aver fretta, non bisogna mai avere fretta. È interessante comunque. Sì, per ora dovrei avere un pedone in più, anche perché, vedete, uno dice sono cose posizionali l'alfiere, ma in pratica questo alfiere per ora non fa quasi niente, può andare qui, dove lo cattura e scambia, vabbè, può andare qui e in seguito si riattiva, ma per ora lui può fare mosse solo col cavallo, non ha insomma una grande autonomia, una grande capacità di offesa con i suoi pezzi. Per ora, dopo che io ho catturato questo, lui può far cavallo a 6 per guadagnare un tempo minacciandomi la torre, che è vero, però è anche vero che cavallo a 6 non è la mossa più bella, io potrei fare una cosa che non è il massimo della posizionalità. Se io gioco torre a 5, lui non potrà lega l'alfiere, è chiaro, gli minaccio l'alfiere perché il cavallo è minacciato anche dall'alfiere. Comunque l'importante è che non mi dia doppi di cavallo, scacchi al re, cose brutte, perché quello non voglio, Va bene, ho ufficialmente un pedone in più, che non è questo vantaggio enorme, anche perché devo arroccare, diciamo la verità, Lui deve sviluppare due pezzi qua, però io devo sviluppare l'alfiere e poi arroccare, perché le torri qua non le posso raddoppiare subito, e quello è il problema. Lui rischia di vincere con le torri la colonna C, perché la mia arriva troppo tardi. Però bisogna vedere, perché io potrei in teoria anche chiuderla con B3 alfiere in C4, però la torre non posso lasciarla fuori. Questo è interessantissimo. Perché lui crede che sia una cosa bella questa che ha fatto, ma non è così sicuro. Perché mi consente un tempo per sviluppare l'alfiere, cioè cambiare l'alfiere e subito dopo arroccare. Anche se devo dire che in una posizione così, mi sa che il mio re sta meglio qua. Dopo lo scambio degli alfieri non mi può più dare scacco. Lo metto qui, dopo il finale si svolge qua, è inutile. È vero che dopo alfiere tac mi minaccia, ma a livello teorico io potrei riminacciarlo così. Però dopo può venire qua. Aspetta un po', che qua mi sa che c'è il solito problema di avere troppa fretta.
troppa fretta. Quello è un po' un problemino. Alfiere mangia 6, cavallo a 6, c'è la minaccia anche cavallo in b4. E qui no, qua c'è un po' un problemino. I cavalli sono terribili. Cavallo a 6, torre a 5, e qui, vabbè, questo cavallo qua, scacco, però lui adesso avrebbe tutte e due queste case libere. Con questa guadagna il pedone. Questa è una cosa ben congegnata, diciamo. Qua c'è un piccolo problemino, in effetti. Perché se io scambio l'alfiere, non è che abbia molte possibilità di non scambiarlo. Dopo tutte e due queste case deboli. Il cavallo in b4 mi dà molto fastidio in quest'ottica. Potrei giocare la mossa subdola alfiere in e2. E lui dice, oh, ti tolgo l'arrocco, catturo io, ok, io non volevo arroccare, volevo mettere il re qua. E d'altronde, finché l'alfiere è qua, il cavallo qua non può andare. Potrebbe andare qua, porca vacca, ma se va qua poi non va in b4. Insomma, non vorrei che sia un po' sul punto di incasinarmi. Vediamo. Perché un pedone non è che sia la fine del mondo, eh? Vabbè, non sono del tutto convinto di quello che ho fatto. Comunque so che se lui mi cattura l'alfiere io sono contento di lasciare lo spazio alla mia torre per lottare per la seconda, per la colonna C, eccetera. E non dargli un tempo di venire qua col cavallo, ci può venire dopo. Ci può venire dopo comunque. Mannaggia. Però io posso arrivare a fare A3 intanto, no, forse no. Dà un po' fastidio i cavalli lì, eh. Però il re controllerebbe questa casa debole. Quest'altra la controllo con la torre. Quando è qui faccio A3 lo mando via. E insomma è un piano un po' ottimistico, devo dire, ma potrebbe andare così. Speriamo che vada così. Sono un po' indietro nello sviluppo. Devo assolutamente arroccare. Ok, diciamo che ha un po'... è un pochino caduto nella mia trappola. Io volevo guadagnare un tempo. Adesso la mia torre è pronta per entrare qua e questa casa è controllata dal re. È vero che lui può giocare cavallo a 6 e probabilmente lo giocherà. Però dopo che io rimango su questa colonna, però non so dove a sto punto, perché i cavalli sono terrificanti, a questo punto dovrei andare in c4, credo. È l'unico modo per non essere importunato da questo cavallo. Dopodiché posso giocare a 3 se lui viene qua. Vediamo un po'. Io prevedo cavallo a 6. A 3 lo devo giocare assolutamente. Una volta che ho raddoppiato le torri... Ah no, guarda. Beh, questo mi fa piacere, devo dire. Mi fa molto piacere. Ok. In realtà anche così ho qualche problemino, diciamo la verità. Sì. È un furbacchione questo qua, un vero furbacchione. Perché in pratica la torre, stranamente, non può andare da nessuna parte, tranne che tornare in C1. Ossia, se vado in C2, cavallo in B4, minaccia la torre e il pedone. E diciamo che ho problemi. Anche se potrei avere un modo elaborato per reagire, vado qua, guadagno tempo minacciando il cavallo, minaccio questo pedone, se lui cattura, tac, sposta il cavallo e catturo qua. Però è un po' complicata ed è meglio non prendersi troppi rischi. Mi sono guadagnato un pedone senza far niente, voglio buttare via tutto? Certo che no. Dunque, se vado qua lui fa cavallo in B4, se vado qua
può fare un cavallo in B6 che può essere o uno o l'altro e mi dà fastidio. Qui non posso restare. Qui può fare cavallo in B4, minaccia la torre e il pedone. In C7 no. Cioè, c'è questa variante, no? Che è un po' una trappola, se vogliamo. Torre in C2, cavallo in B4, torre in C7 e lui che fa? Deve muovere il cavallo. Diciamo in B6 tanto per dire qualcosa. Ah, però a questo punto potrei fare A3. Questa è un'idea interessante. Torre in C2, cavallo in B4, torre in C7, deve fare qualcosa per proteggere il cavallo. A3, deve spostarsi e non può più catturarmi. Che facciamo? Quella complicata? Quella complicata che poi magari mi frega. Questa casa B4 la devo assolutamente controllare. È una complicazione però torre in C2, quello è il discorso. Perché lui può anche giocare tra non molto torre in B8. Torre in C2, torre in B8 e adesso che faccio? Ah beh, potrei fare cavallo in B3. Eh no, perché dopo qua la variante cavallo in B4, torre qui, lui cattura qua e poi si rivale su questo cavallo. Santo cielo. Torre in C1. Io devo assolutamente controllare questa casa qua. L'ideale sarebbe farlo con un cavallo però. Perché non posso lasciare questo pedone arretrato giocando a 3. Perché poi c'è la minaccia sulla torre, sulla colonna. Che faccio? Che faccio? C'è la mossa semplice che è questa, torre in C1. C'è la mossa complicata che potrei anche guadagnarci qualcosa, ma è un po' pericolosetta. Dopo cavallo in B4, anzi più che altro dopo torre in B8. Proviamo a rischiare. Perché secondo me alla peggio perdo un pedone, non dovrei perdere molto di più. Mamma mia, che paura, cioè che paura, non vorrei incasinarmi. Lui dovrebbe giocare cavallo in B4 adesso. Ma io gioco torre in C7. Lui sposta il cavallo, lo difende, A3, deve andarsene via. E così ho protetto con un guadagno di tempo la casa B4 debole. I miei cavalli non vanno molto bene per ora, cioè sono lì estetici ma non fanno niente, non proteggono case deboli, non minacciano nulla. Li devo assolutamente mobilitare. Mobilitare molto. A5 è una grossa novità per me. Mi vuole bloccare quel pedone lì, eh. E se io lo forzassi a fare quella mossa cavallo in B4, cioè E4 minaccia il cavallo e questo pedone è difeso, lui va in B4, torre qua, deve fare qualcosa per il cavallo, A3, deve andarsene e anche con E4 controllo questa casa perché non ha molte case per andarsene sto cavallo, però è un calcolo un po' superficiale tutto sommato. E4, cavallo in B4, torre in C7, deve fare qualcosa, ma che cosa? Cavallo in B6? Cavallo F6, questo pedone è comunque difeso. Adesso A3, ha il cavallo minacciato, non può ignorarlo, non può andare in C6, la mia torre è qua. Non può andare qui, c'è il mio pedone. Potrebbe andare in pratica solo in A6, che però mi minaccia la torre. Che cazzo? Questa non mi piace però, cioè non mi piace molto perché io volevo guadagnare tempi, non perderne. Comunque a questo punto io potrei andare qui e minacciare idealmente questo pedone, insomma.
D'altronde io non posso giocare b3, che sarebbe la cosa più logica, perché a questo punto cavallo in b4 dà proprio fastidio. Anche se la mossa torre c7 intermedia continua a essere valida. Lui sposta, a3, sposta, però mi minaccia, quello è guaio. Se no potrei poi spingere e avere un pedone già passato. Non lo so, diciamo che non sento come una posizione buona la mia del tutto, perché i suoi cavalli sono più forti dei miei. Io di cavalli devo mettere in modo che mi servano, che minacciano anche i pedoni avversari, tipo questo. Con cavallo in c4 lo minaccerei. Devo raddoppiare torri sulla colonna C. Se riuscissi a scambiare, vabbè, obiettivo che non si raggiunge subito, sia le torri che i cavalli in un finale di pedoni, questo finale è stravinto. Mi crea un pedone libero qua, facilissimo, non devo neanche pensare. Ma con tutti i cavalli e le torri ovviamente non è così semplice. Da notare che lui la prima traversa debole, che poi è l'ottava in questo caso, è un po' presto per fare questi giochi, ma se scambio i cavalli, gli lascio catturare un pedone qui con la torre e vado qua a dargli scacco, potrei dargli matto. Questi tatticismi ipotetici li vedo un po' in anticipo. Da notare che adesso sono indietro nel tempo. Lui ha 4 minuti più di me circa. Ma se riesco a sistemare la posizione qua, poi dopo vado avanti come un treno. Il mio re che controlla un po' il centro è bello, è una buona idea. Quello ne sono piuttosto convinto. Oddio! Ecco, lui gioca quella che avevo pensato e ripensato. Oh mamma mia! Adesso vediamo se ho pensato bene. Guadagno un tempo con torre in c7. Lui deve preoccuparsi. Io penso che muova il cavallo, ma potrebbe difenderlo con la torre. A3, però qui adesso ho ancora la casa libera. Non mi può da scacco con questi cavalli, bisogna sempre pensare agli scacchi che ti dà col cavallo, perché è terrificante il cavallo. Altro tema tattico, dopo che questo cavallo si sposta, cavallo in e5, minaccia 2 volte il pedone f7. Ma è un tema tattico così, non dico che poi viene fuori qualcosa, ma in qualche mossa può capitare. Vorrei poter mobilitare anche la seconda torre, in effetti. Mamma mia, come sono nervoso. Comunque, sapete, nelle partite contro avversari veri, di carne, si soffre di più psicologicamente, però poi se si fanno punti si ha una gioia maggiore che non contro le NG, con le quali tanto non si vince mai, ma vabbè, insomma, sono riuscito a strappare un pareggio una volta, per cui anche quella è stata una soddisfazione. Diciamo che le torri raddoppiate sulla colonna C possono essere un bel vantaggino per me. Però, eccolo qua. Però, c'è da sudare un po'. Dunque, questo cavallo è indifeso, sono piccole cose che io ci penso. L'infilata non si può fare perché uno difende l'altro e questo è già difeso. Per cui no, io direi che si va avanti con A3. Eh sì. Poi c'è su quei due cavalli lui che si difendono insieme, che sono terrificanti quando fanno così. Ma almeno con questa struttura di pedoni evito i cavalli troppo vicini al mio re. E poi devo cambiare, almeno un cavallo devo cambiare perché non gli posso lasciare i cavalli gemelli. Sono terrificanti i cavalli gemelli. Controllano 8 case per uno, tutta raggiera, e non riesce a minacciarli perché sono gemelli, cioè li posso minacciare di scambiare con la torre, devo vedere se ci riesco però. Raddoppiare le torri può essere una buona idea, ma io questi cavalli li devo migliorare perché attualmente non mi convincono per niente. Questo in e5 potrebbe starci anche bene, anche se poi. Ecco, li fa così. Oh, ok. Incominciamo con le trappole. Piccola trappola, gioco torre in c6. Lui pensa, non c'è problema. Però se non fa qualcosa di concreto, e4, minaccia questo cavallo. Se si sposta perde questo, se non si sposta cattura il cavallo. Però è una trappola un po' stupida.
però dai, non è stupida. Se vado qui, lui non può muovere questo cavallo, se no perde questo. In C3 non può darmi scacco. Sto giocando troppo in fretta? Perché anche poco tempo, per cui non posso fare delle ponzate incredibili. Anche questo, vedete, giocare per trappole non è il massimo dello stile, ma contro giocatori modesti si può fare. Continua a fargli piccole trappole, supera le prime, prima o poi si sbaglia e perde un pezzo, magari abbandona e finisce tutto in fretta. L'unica cosa da evitare è di fare trappole antiposizionali, cioè tu non devi fare una mossa che è uno schifo, però dici speriamo che giochi quella, perché poi lui non gioca quella e ti trovi in una posizione da schifo. Questa mossa non è brutta in sé, rimango sulla colonna, in pratica non mi può minacciare con i cavalli, perché se va qua gli becco questo, può raddoppiare le torri, io vengo qua con la mia. E difatti lui fa questo, a me non dispiace scambiare le torri, sono in vantaggio di un pedone. Qua potrebbe essere un'interessante trappola da parte sua. Io gioco questa, no? Torre H in C1. Se lui gioca questa mossa, a sto punto io non posso più catturare il cavallo, perché ironia della sorte, questa mia torre verrebbe persa. Quindi dovrei proprio scambiare tutte e due le torri. Però non importa, io posso anche scambiare le torri. Ho sempre paura di commettere una svista clamorosa quando gioco troppo in fretta. Adesso o scambia lui le torri, o le scambio io, o mi regala la colonna C. Da notare che se dovesse ripensarci e muovere, non ci ripensa. Scambia le torri, ok. Chiaramente quando uno ha un vantaggio di un pedone, scambiare i pezzi gli è utile, perché diventa sempre più vicino quel finale di pedoni che sarebbe assolutamente vincente. Un pedone in più invece nel medio gioco non si sente neanche, insomma. Le vuole proprio scambiare tutte, che a me andrebbe anche bene. Però a sto punto mi vengono dei dubbi. E se facessi il furbo? Ne approfittassi per incominciare a mettere i cavalli in una posizione migliore. Per esempio, diciamo che io venga qui col cavallo in E5, difendo la torre, lui mi cattura, catturo, minaccio il pedone, lui non può difenderlo col cavallo, guarda un po' che strano. Per cui dovrebbe perdere il pedone. Se lui invece fa E6, F6, io scambio, il cavallo finisce qua, e subito dopo cavallo in C4 e minaccia ancora il pedone che non può difendere. Aspetta che non vorrei fare errori però. Cavallo in E5, cavallo in C3 scacco, mossa strana, ma questa casa è protetta dalla torre, per cui non posso catturarla con la torre, perdo la mia torre. Bisogna capire però se serve qualcosa a lui giocare questa mossa stramba. Io potrei giocare re in D3, e lui potrebbe giocare torre in D8, ma no, perché perde il cavallo. Non so se mi conviene incasinare tutto. Ho sempre una paura, perché io di solito per non correre rischi, diciamo, ci penso molto, no? Quando invece non ci penso molto, rischio di fare una stupidaggine. E mi accorgo solo dopo che perdo un pezzo, mi viene da piangere, eccetera. Da notare che se lui scambia le torri o cattura o minaccia il pedone, lui non può difendere questo pedone, però la cosa più furba che può fare è spingere in A4. A questo punto, in effetti, qui lo difende perché è difeso e a me non conviene. Oddio, potrebbe anche convenirmi cambiarlo perché sarebbe un pedone del tutto libero. Però, sarebbe forse un po' meglio per me avere B4. Così ho il pedone protetto e passato. Bisogna aspettare, cioè quando succede la posizione guardo quale delle due cose mi conviene di più. Un altro sistema sarebbe bloccarlo il pedone e poi minacciarlo con due cavalli.
e a questo punto lo guadagno gratis proprio. E il mio re è più vicino a questi pedoni per difenderli. Sarebbe interessante che lui cambiasse idea e non volesse più scambiare la torre. Perché a quel punto ci sarebbe la trappola E4, no? Sposta il cavallo, perde questa. A parte il fatto che potrebbe andare in B8, a quel punto la trappola non funziona più. Adesso ovviamente sono contento che ha funzionato la scacchiera. Però mi chiedo, è una... come dire... sarà sempre così d'ora in poi? Perché se non trovi un guasto e non lo risolvi, è difficile che guarisca da solo. Potrebbe essere il firmware della scacchiera, oppure che quando la connessione è scadente impazzisce. Vedremo. Comunque intanto, urca vacca, però vedete, è proprio la mossa che avevo pensato, potrebbe giocare questa, ma ho anche pensato che ci guadagna niente, perché io avevo pensato, ovviamente non posso catturare con la torre, però posso andare qua con re e minaccio ancora il cavallo. Se lui va lì per darmi scacco, io catturo il cavallo, che non ha molto senso per lui farselo catturare. Il mio re si centralizza sempre di più, che per me è una cosa positiva. Però fa un po' paura andare a correre in mezzo alla scacchiera così. Un po'. Comunque una cosa bella è che correre qua non mi può dare scacco di cavallo. Gli scacchi di cavallo mi fanno impazzire, semplicemente impazzire. Adesso scambio, Dio, speriamo che non abbia calcolato qualcosa di astuto, perché può darsi che sia riuscito a escogitare una furbata incredibile. Comunque il mio re è molto vicino ai miei pedoni per difenderli. Il suo, guardate dov'è. Questo può incidere molto, però devo scambiare almeno un cavallo, perché due cavalli non li reggo, cioè non riesco a calcolare tutte le giochetti e giocate che si possono fare. Da notare, se lui gioca cavallo in D5, questo qua in D5, E4 e siamo di nuovo da capo. Sposta il cavallo, catturo questo. Anche se si sposta con scacco non cambia niente, glielo catturo. Perché il mio re adesso diventa potente, può persino andare qui, anche se non voglio esagerare con le stramberie. Perché lui adesso ci ha minacciato sia il pedone che il cavallo, che è interessante. Dà l'idea che dovrebbe perdere un pedone. Lui potrebbe cercare, qua c'è una mosca, di fare una rivalsa qui, no? Cavallo in B1. Però non lo so se va molto bene per lui. Perché a questo punto potrei davvero fissare, no, in B1 non può andarci, c'è il mio cavallo. Potrebbe essere sul punto di perdere un secondo pedone. Sarebbe bello. Mamma mia che roba, vedete cos'è gli scacchi? Non vedi l'ora che incominci la partita e quando incomincia non vedi l'ora che finisca, ma col tuo risultato bello, perché è uno stress, cioè mi sento stressato adesso. Sono abbastanza contento della mia posizione, ho un pedone in più e si direbbe che stia per guadagnarne un altro, e se ne ho due passati uniti diventa quasi una formalità la vittoria. Però intanto sono stressato, se lui invece abbandona sportivamente io sono molto più contento. Ho giocato la mia partita e l'ho vinta, ma bisogna aspettare. Strano finale però, è due cavalli contro due cavalli. Qua il vantaggio decisivo per me è il mio re, vedete che ha fatto bene a restare al centro. Il mio re arriva qua in un attimo, difende i miei, cattura quello, perché secondo me lui adesso non può in pratica. Forse potrebbe avere una rivalsa del tipo cavallo in D1, lo stavo dicendo, lui mi ha sentito. Può far cavallo in D1. E qui veramente io ci penso a cosa fare. Di per sé a pensare rapido ci sono pochi dubbi, a me conviene lasciargli questo pedone, che qua si rimane 4 contro 3 e ci mette prima di avere un vantaggio, e averne qua due uniti e passati, che è una bomba. Però uno è ingordo, no? Uno è un po' ingordo e si chiede, non sarà che in verità posso riuscire anche a difendere questo
e a mangiarmi quello? Magari anche no, però. Magari anche di no. Se io vado qua in E2, ovviamente ritorno qui, mi descacco. Che faccio? Glielo lascio. Però c'è un problema. Se io gioco re in E5 e re in D4, lui in pratica, oltre a poter catturare, io catturo questo e ci guadagno un mondo, c'è il discorso che lui potrebbe fare A4. E a questo punto non lo guadagno più il pedone. Potrei però giocare F3 a questo punto per impedire anche lui di guadagnarlo. Accidenti. Non ho neanche tanto tempo, Altre cose fiche che potrei fare. Cavallo in E4. Lo difendo. E se potessi catturargli questo cavallo? E come? Mi sa di no. Se gioco cavallo in E4, non può catturare qui. Potrebbe fare scacco in B2, però a questo punto io vengo qua e il cavallo è catturato, in effetti, sì. Solo che dopo cavallo in E4 lui potrebbe fare semplicemente F5. A questo punto io potrei giocare re in D2. Mamma mia, che variante complicata. Cavallo in E4. Re in D2. Però lui fa scacco qua. Vengo qua. Mannaggia. Non vorrei che fossi lì sul punto di incasinarmi. Oh, santo cielo, cosa mi viene in mente di fare ste robe? È che quando mi vengono in mente io non riesco a rinunciare, no? Mi sembrano troppo belle. Fra l'altro, dopo F5, più che questa, potrei giocare questa. Però no, se gioco questa, lui mi cattura con scacco e guadagno un pedone. Mi sa che non è stata una buona idea. Forse non è stata una buona idea. Però un attimo, se lui... Ok, vi spiego. F5, diciamo che io vengo qua. O anche che vengo qua. Lui a questo punto cosa fa? Cattura con scacco, io catturo, lui cattura e diciamo che ha guadagnato un pedone, però è un pedone doppiato e bloccato. Sì, però io non ho guadagnato questo. Gli restituisco un pedone, non sarà mica stupido. Mi sa che ho già fatto una stupidaggine. No, il discorso è un altro. F5, re in D2. Lui cattura qua, ok, io catturo di re. Lui cattura col pedone, io col mio re catturo il suo pedone. Questo è ancora minacciato e non lo può difendere. Tra poco cattura pure questo. Vabbè, è una teoria. Vabbè, insomma, dai, vediamo. F5 è arrivata. Re in D2. Lui cattura. Io catturo di re, lui cattura, io catturo di re e mi riprendo il pedone. Se cattura qua, salvo il cavallo. Se va qui, non cambia niente. E posso venire qua di cavallo e minacciare anche questo. Ok. Adesso, lui non ha guadagnato un pedone, ha un pedone doppiati che fanno veramente schifo. Cercherà di salvare questo probabilmente, ma è tutto dire. Cioè, lo vuole salvare. Adesso io vorrei capire cosa mi conviene fare.
pedone da minacciare e guadagnare è questo. Questo qua ci mette un sacco a difendere. Il problema è che ci metto un po' anch'io a cosarlo. Ci posso arrivare con re in realtà a catturarlo questo. Se io catturo qua, lui cattura. Venendo qua io proteggo queste. Lui viene qua, minaccia questa casa debole. Io posso andare qui a proteggere questa casa debole. Non mi ricordo più quali sono le mosse. Oppure, pure, potrei fare B4, ma no, non mi piace. Poi lui gioca questa mossa qua, mi minaccia il pedone che non riesco a difendere. Per cui dai, facciamo le cose più semplici. Ho ancora il mio pedone di vantaggio. Il mio re è messo mille volte meglio del suo. Però, bisogna vedere se riesco ad arrivare a catturargli questo prima che lui metta un cavallo qua, che mi crea problemi. Allora, qua bisogna controllare che le case non mi diano fastidio, insomma. Qui non voglio che vada in nessuno dei due posti, per cui vado qua. Vedete che bello adesso, ci sono pochi pezzi, è una cosa meravigliosa quando i pezzi sono pochi. Abbastanza meravigliosa. Adesso ovviamente se io riuscissi a cambiare i cavalli, finale stravinto proprio da manuale. Ma lui invece fa così. E ora io incomincio a fare le mie manovre però. Un po' ci devo pensare. Se riesco a mettere un cavallo qua, minaccio sia il cavallo che il pedone. È vero che lui può andare qua. E sono fregato. Beh, non sono proprio fregato. Però è vero che lo vorrei spostare, sto cavallo. Controllo in anticipo questa casa dove si potrebbe installare il cavallo dopo C5, cavallo in C5. Adesso gli farà rina 7. Ah, la prendi lontana? Vabbè, come vuoi. Lui può fare qua scacco, ma io a questo punto posso andare qua, minaccio di nuovo e alla prossima vado qui a catturargli il pedone. Insomma, si spera. Perché non è che sono proprio sicuro di tutto. Comunque il fatto che il suo re rimanga così lontano mi sembra più strano che altro. Per me era più normale, più bella qui, si avvicina prima a difendere il pedone. Perché è vero che questo è doppiato e quindi è come se non ci fosse, ma in realtà mi crea un blocco qua, per cui io non mi posso creare un pedone libero in più. Se gli catturo questo, ho un pedone in più anche sull'ala di re. E questo fa una bella differenza. È interessante. Non vuole concedermi il tempo, no, se veniva qua. Però in questo modo lui non può neanche venire qua, che è la casa che mi preoccupava di più. E io posso già incominciare ad avvicinare il mio pedone e alla prossima posso minacciare il cavallo con ulteriore guadagno di tempo. Il tema generale è io costringo il re il cavallo a preoccuparsi del pedone e poi mi vado a catturare i suoi pedoni da questa. E quindi alla fine sarà qui che mi procuro un pedone in più. Questo qua probabilmente riesce a bloccarlo, ma a scapito di abbandonare gli altri. Ma è un discorso molto generale dei finali, no? Quando un vantaggio su un'ala attiri lì i pezzi avversari, eccetera. Certo che sto muovendo un po' troppo in fretta. Lui potrebbe avere la tentazione, ma non ce l'ha, ma guarda un po' che continua con questa strana strategia di tenere il re lontano, cosa molto strana, francamente. Molto strana. Non ne capisco l'utilità. Beh, io continuo a guadagnare tempo, il mio cavallo, il pedone si avvicina a regina. Lui magari può volersi spedonare mettendo il cavallo qua, ma se cambia i cavalli il finale di pedoni è stravinto per me. E lui sembra saperlo, purtroppo. Ok, già adesso il mio pedone è vicino da creare qualche problemino, eh?
Qua adesso andando qui, io mi avvicino sia a catturare questo debole, a sto punto anche questo, se resta ne va da quella, e poi a supportare il mio pedone qua. La mossa di muove subito in A6 è un po' azzardata, perché lui gioca cavallo in C5 scacco, tac. Beh, no, cavallo in C5 scacco non è buona. A6, re in C8. Lui può difenderlo con cavallo F6, però metterebbe completamente fuori gioco il suo cavallo. Uff, che paura di sbagliare e perdere tutto. Adesso lui, se gioca qui, cavallo in D4, non può darmi scacco qui, deve andare via, perde questo, eccetera. Cavallo F6 è un po' migliore, però a questo punto è lontanissimo dal pedone. Io ovviamente vorrei giocare H3 per impedirgli un cavallo in C4. Ah, lui continua così proprio. È interessante sta cosa. È un po' curioso, francamente. È un tipo curioso. Non so se è un genio o non ha le idee chiare su come giocano, si giocano i finali. C'è quel dubbio. Allora, re in D4, cavallo F6 subito no. Re in B7, catturo, scacco. Adesso io potrei andare qui in teoria, per impedirgli cavallo in G4 che gli permetterebbe di guadagnare un pedone. Uff, non è che sono contentissimo. Vediamo. Il mio re è dominante. Lui fa questa, ok, subito. Qua si minaccia proprio G4 che mi dà fastidio, per cui la elimino sul nascere. Adesso il suo cavallo è un po' defilato ed è questo pedone che entra in crisi tra poco. Qua da notare che il re non può avvicinarsi perché c'è una barriera di caselle. Questa è controllata. Sì, vabbè, questo non credo che mi cambi niente, francamente. Stavo dicendo che qua c'è una barriera invisibile, cavallo a cavallo, pedone. Quindi il mio re può anche andarsene qui, il re da solo non può andare qua. Per cui penso che sia il caso di incominciare a catturare pedoni random. Qui adesso se lui difende col re, c'è la trappola, vai a prendere il mio pedone e sei spacciato. Lui capisce questo, cioè capisce. Va bene, va benissimo. Qui vedete c'è questa cosa, controlla, no, questo non è controllato, ma questo sì, questo sì, questo sì. Va qui, ok. Ecco, lì va qui, difatti, però in questo modo si perde praticamente questo pedone. Ed è solo l'inizio. Aspetta che penso. Beh, no, intanto mi prendo questo pedone che mi piace molto. È appetitoso, vedete? Adesso lui magari riesce a catturarmi questo, cosa non proprio sicura in verità. Se lui va in B6, io posso giocare scacco e entro in un finale vincente. Vedete, lui è andato qua. Adesso ci penso un attimo perché pensarci è meglio, ma giocando questa lui deve catturare, perché se va qui a catturare io catturo e guadagno subito il pedone, lui cattura e catturo qua, lui deve catturare questo e catturo questo, ho due pe quattro pedoni contro due. Io preferisco fare questo per vincere la partita in modo rapido, sperando di non aver sbagliato. Ma io nei finali sono abbastanza bravo, cioè non voglio vantarmi. Oddio, i finali miei preferiti sono i finali di Torre Pedoni. Qua ci sono i cavalli, però insomma dai, ho dato scacco, che dubbi ci sono? Lui deve scambiare i cavalli, dopodiché sono in un finale stravinto. E qui si realizza il discorso che avevo fatto. Questo pedone lo sacrifico, ma poi faccio man bassa di quelli sull'ala di re. È importante sapere in senso strategico a cosa si ambisce anche dopo molte mosse che non ho potuto calcolare. Vediamo se abbandona subito o prova ancora a giocare un po'. Prova ancora a giocare un po' e va bene, così vi dimostro come funziona la cosa. Lui cattura quello e io adesso qua li catturo praticamente tutti i suoi pedoni. Questo.
Il sole è troppo lontano. Vedete, i miei pedoni van bene che siano indietro, così lui non arriva molto bene. Mi ha fatto vincere. Adesso però, aspetta. Lo ringrazio con l'altra applicazione perché non riesco a usarli. Aspetta. Va bene. Allora, dai, sono abbastanza contento. È stata una partita non molto movimentata. Più o meno è andata come pensavo io, no? Non ho dovuto fare cose proprio bellissime, semplicemente ho giocato normalmente, lui mi ha regalato prima un pedone, poi un secondo, ed è stato abbastanza facile. Comunque non voglio sbugiardarlo perché ha giocato alcune mosse un po' pericolosette. Adesso io vi ringrazio, ma più che altro tra poco ci sarà l'analisi, perché io vi dico a tra poco. Allora, eccoci alla partita. La partita è sembrata quasi normale, noiosa, ma non è così facile portare a termine il risultato. Cioè, io ero favorito, ma ho cercato di evitare errori. Anzi, vediamo subito se ci sono errori. Bianco, mosse brillanti 0. Vabbè, insomma, mosse buone 1. Ok, ne ha fatte migliori mosse lui, ma vabbè. Mosse dubbie 2, errori 1, nessun blunder. Lui il doppio, 4 mosse dubbie e 2 errori. Andiamo anche a vedere quindi gli errori, che è interessante. Allora, vediamo un po'. D4, cavallo F6, 4 e 6, cavallo F3. Qua avrei dovuto giocare G3. Beh, in effetti la veste indiana vera è aprire subito il fianchetto di Don, di Re. Alfiere in B4. Alfiere in D2, qua lui cattura e io dovevo catturare di donna, che è una cosa che un po' anche intuivo, diciamo. Cioè, vedete, io ho catturato di cavallo per guadagnare un tempo di sviluppo, però il cavallo stava meglio in C3, me la ricordavo dallo studio delle aperture, però ho pensato cattura di donna, vabbè, lui può giocare cavallo in E4 che non è niente di speciale, in effetti. Dopo donna in C2 riperde il tempo. Comunque sì, era meglio cavallo donna mangia D2 per avere il cavallo piazzato meglio. Invece ho preferito lavorare sui tempi. Lui gioca D5 e va bene. E3 e va bene. Vediamo un po'. Lui gioca B6. Donna in B3 non è considerata molto astuta, giocava un po' per trappoli in effetti, pensando poi a C5 eccetera. Comunque non è un disastro. Lui gioca a rocco, toro in C1 è quasi giusta, dai. C5, lui gioca C5 e a questo punto è un errore C5 perché io mi ritrovo a più 0,73. Però vedete qua è interessante che ho sbagliato in effetti, vedete? Io ho giocato C mangia D5, cioè questa, e avevo pensato, se lui anticipa muovendo invece C mangia D4, non guadagno il pedone. La soluzione era semplice, dovevo invece io catturare prima, no, non me lo lascio fare così, aspetta, in questo modo, guardiamolo un attimo, vedete qua, così guadagnavo davvero il pedone di sicuro. Qualunque cosa lui facesse, difatti, poi dopo si ritrova, qui non so perché c'è questa intermedia, comunque si ritrova a perdere il pedone. Poi in realtà il pedone lo perderà comunque perché lui non trova la risposta giusta. Dopo la mia mossa C mangia D5, lui doveva giocare C mangia D4 e invece in modo più banale fa questa mossa. E guardate il punteggio, schizza a 1,70 per me, 1 è il pedone, 70 è la posizione, si suppone. Io faccio lo scambio, mi guadagno il pedone in più ed è stato facile, anche se avevo sbagliato in pratica. Poi vediamo un po'. Alfiere in A6, alfiere in E2 viene considerata la migliore, vedete che mi sembrava una stranezza, ma non volevo cambiare il tempo. Lui mi cattura, io catturo, guardate il punteggio, sono a 3,09. Un pedone in più, ma il mio re al centro aiuta più che altro. Cavallo in D7, ok, toro in C2 va bene, A5. Qui invece è molto interessante, guardate che roba. Questo è il mio errore più grande. Io gioco B3, no? È rossa,
passo da 2,61 di vantaggio a 0,91, perdo tutto il vantaggio. In realtà poi non lo perderò, ma perché lui non capisce la mossa giusta. Lui gioca cavallo in B4 e vedete, io ritorno ad avere il mio vantaggio. Invece lui doveva giocare A4, vediamo un po' A4 com'è. Lui gioca A4 e io che faccio? Torre in B1, cavallo in B4, vediamo un po'. Tac. Che cavolo, che è sta mossa? Ah, perché minaccia cavallo in C3 scacco, minaccia la torre e il re. Sì, ma queste qua sono varianti da Engine, chi è che se le ricorda? Oh, mamma mia. Beh, dai, avrei conservato il pedone di vantaggio, però in una situazione un po' più critica, in effetti. B3 era un errore, ma lui non è riuscito a sfruttarlo. Doveva giocare A4, invece gioca a cavallo in B4, che è quella che io avevo calcolato. Torre in C7 è giusta. Cavallo in B6, A3. Ecco, qua vediamo un po' le mosse migliori. Fammi vedere. Io gioco a torre in C6, che è un po' una trappola, ma è quasi identica a torre C2, dai. Torre F in C8. Torre anche C1 va bene. Lui cattura, io catturo. Fammi vedere le mosse. Torre in C8, io gioco cavallo in E5, che faccio l'originale, era meglio, la più semplice, torre in C8, torre cattura C8, ma vabbè. Lui gioca cavallo in C3, che è proprio un errore che avevo anche calcolato, cioè avevo calcolato che non mi poteva fare niente sta mossa, e difatti dopo questa io porto il re sempre più al centro, minaccio il cavallo e dopo minaccio anche il pedone, perché lui deve catturare, così si trova il pedone minacciato e il cavallo. Lui gioca cavallo in D1, che è anche la migliore fornita da Stockfish. Io qui invece sbaglio, gioco cavallo in E4. Dovevo giocare semplicemente F3. Con F3 lui non riusciva comunque a risolvere i suoi problemi. Va bene, cavallo in E4, lui gioca F5, invece doveva giocare A4. Ah, ecco. Re in D2 va bene. Cattura, catturo, A4, ecco qui è interessante, io gioco anticipo B mangia A4, invece era meglio re in C2, sì, in effetti sì, a pensarci, perché così guadagno un tempo per avvicinarmi col re nella zona critica, comunque alla fine andrà bene lo stesso, perché dopo questa mossa re in C2 riguadagno il tempo tra poco. Ah, cavallo in B4, non so perché. Ah, perché non volevo cavallo in D3. Se io giocavo re in B3 subito, cavallo in C5 e poi cavallo in D3. Adesso invece è impedito. Re in E8, re in B3 va bene. Cavallo in B6, A4. Era meglio cavallo in C6. Non so proprio perché, francamente. A4. Re in D8, A5 va bene. Cavallo in D7, re in C4 va bene, re in C8, fammi vedere, io gioco re in D4 che è identica a cavallo A6, cavallo A6 che mi consiglia lui mi sembra molto stupida, metto il cavallo in posizione laterale e mi blocca il pedone, ma scusa perché, è meglio la mia mossa. Cavallo F6, H3, vedete, giusta, profilassi, non voglio cavallo in G4 che mi crea la perdita di un pedone. Lui gioca H5, ma la sua posizione, guardate il vantaggio che ho io, ho solo un pedone in più, ma mi dà un vantaggio di quasi 8 perché capisce che sto per vincere, insomma. Re in E5, re in D7, A6, giustamente, sacrifico il pedone per fare andare il re lontano, lui se ne si rassegna, catturo, cavallo in D5, è giusta, scambio, e qui vado in fretta perché qua ormai è ovvio, non ci sta più niente a fare. Catturo e vabbè, lui ovviamente abbandona. La partita è andata così, magari un po' insipida, comunque sono contento di essere riuscito a onorare il favore del pronostico, sono molto più contento del fatto che la scacchiera ha funzionato e speriamo che d'ora in poi funzioni. A me sembra strano che la connessione problematica causasse un crash,
Ma a pensarci c'è una possibilità. La mia connessione problematica era assurda perché sembrava collegato tutti i segnali, l'icone lì sulla note più bassa, sulla tre bar, tutto diceva a posto. Il problema qual è? Che un programma quindi crede che ci sia la connessione, scarica dei file, dei dati, non trova niente, se è un programma fatto male non verifica, e poi magari va in crash perché fa pure una divisione di zero, che è una cosa da prendere a calcio, andare fino in Cina a prendere a calcio. Adesso che la connessione funziona, magari d'ora in poi funzionerà, vedremo il prossimo turno. Per intanto comunque sono contento, ringrazio chi mi ha seguito e vi dico alla prossima.